Lista gratuita è un termine che spesso viene usato eufemisticamente dalle società di calcio per dare il ben servito ad un giocatore, il quale, grazie alla lista gratuita, diventa il proprietario di se stesso. Ma se detta lista gli viene concessa dopo la chiusura del cosiddetto mercato, in pratica non può più vendersi a nessuna squadra di Serie A. È quello che è capitato a Lido Vieri, portiere dell'Inter sino a pochi mesi fa, il quale, per poter continuare a giocare, ha optato per la Pistoiese, che milita in Serie C. Lei da un giorno all'altro si è trovato così, licenziato, senza possibilità di trovare un ingaggio in una nuova squadra di Serie A o di grosso livello. Ecco, l'Inter, da parte sua, mi ha fatto anche delle proposte di rimanere lì come allenatore dei portieri, però proposte che per me non andavano bene, perché io, appunto, come dicevo, voglio continuare a giocare al calcio. Lei non si sente un giocatore finito? No, io no. No, non mi sento finito e sono venuto qui apposta, dove la lotta è dura, per dimostrarlo. Perché qui di solito le società di Serie A ci mandano i giovani a farsi le ossa, nella Serie C, no? Ci sono venuto io. Ecco, le ossa ce l'ho già fatte e ce l'ho già anche qualche d'una rotta. Lei ha rotto il mignolo? Sì, ho rotto il mignolo, l'ho rotto due o tre volte, non è mai stato un gessato, sempre per la voglia di giocare. Lo legavo insieme all'altro così e giocavo la domenica. Un tempo la Serie C rappresentava il trampolino di lancio per i giovani, ora rischia di diventare un'area di parcheggio per giocatori in fase calante. Ma non direi, perché i giovani maturano molto meglio, si hanno affermati che verso la fine della carriera riescono a fare due o tre anni ancora una Serie C, perché questi giovani vedono, imparano da questi... da giocatori più anziani, da giocatori più esperti. A livello personale lei si sente offeso dal comportamento dell'Inter, però non si sente offeso di giocare in una Serie C, in una Pistoiese? No. Io non mi sento offeso affatto di giocare in Serie C, perché per me la componente è quella di giocare la domenica. Io faccio gli allenamenti, mi impegno per la passione che ho. E poi la mia grossa soddisfazione è quella di trovarmi la domenica in partita di fronte a un pubblico, perciò se non è più il pubblico di San Siro, del Comunale di Torino, dell'Olimpico, però è un pubblico bello anche questo, caldo, che sa dare delle soddisfazioni anche questo qui. Nella Pistoiese non c'è problemi, perché sono dei giocatori fortissimi, come per esempio il mio secondo, Settini, che anzi glielo vorrei presentare. Senti, che anche lui merita di giocare, meriterebbe di giocare, purtroppo mi deve fare il secondo. Ora. Ecco, però lei il secondo a Bordeaux non l'avrebbe fatto all'Inter? No, io avrei fatto il secondo a Bordeaux, perché è naturale che io ho 37 anni, potevo rimanere, per rimanere anche in Serie A avrei accettato anche di fare il secondo a Bordeaux, però è la società che non ha voluto, perché io anche come riserva do fastidio. Corso mi disse: nel mondo del calcio l'amicizia, l'amore, gli interessi, gli affetti, i ringraziamenti esistono solo raramente, è vero questo? Sì, appunto, gli affetti esistono quando servi. Quando servi ancora la società. Poi una volta che la società decide di che tu gli affetti, anche se rimangono, però non te li fanno vedere. Quindi al limite ha ragione un giocatore quando chiede molto per il reingaggio? Per me un giocatore, sento dire delle cifre anche astronomiche, e chi riesce a farsi dare quelle cifre lì, per me fa bene. Di Milano le è rimasta solo la targa della macchina? Sì, momentaneamente, la burocrazia va un po' rilento, ora cambierò anche quella. Nostalgia della Serie A?
Beh, certamente c'ho tanti bei ricordi. E quando ci sono dei bei ricordi c'è sempre della nostalgia.